Ecco, adesso siamo in diretta. E quindi bene. Prendo quale? Tu prendi da Laura Pompeo. Eccomi, mi vedi? Beh no, anzi non si vede. Io ti sento bene, ti vedo bene. Bene, ma cioè, ti sei già collegata? Sì, sì, siamo in diretta, si stanno collegando anche gli amici e le amiche da casa, che saluto. Ciao, benvenuti. Ecco, aspettiamo un minuto o due, così sì, ancora un minuto circa. Oggi c'è movimento, visto sono stata a fare qualche commissione, c'è parecchia gente che si muove. Tantissima, sì, non sembra di essere una situazione. No. Non so, da una parte ne sono anche felice. Sì, beh, speriamo che no, questo non, insomma, che comunque ci siano attenzioni. Che evidentemente. Allora, io intanto leggo qualche saluto, qualche commento. Massimo De Gruttola, ciao Massimo, Antonio Famà, buonasera, ciao Antonio, Michi Amato, ciao, buona serata, grazie Mirpicco, buona serata, benvenuto, Tonino Randazzo, ciao Tonino, buona serata anche a te. Suzanne Stanley, dal UK, hi, Suzanne. Polianna e Aldo Pagliasso, ciao, che insomma ci salutano tutti. Ciao, Suzanne, grazie di essere qui. È una tua collega, immagino. Prego? Suzanne è una tua collega. Susanna è una mia amica. Amica, sì, no, scusa, non è che volessi farmi i fatti tuoi, ma stavo. Ecco, si vede che, sai, non ci si vede così poco che evidentemente quando ha visto, perché non parla infatti, italiano, sono Susanna. Contenta, la saluto. Happy E poi saluto Gaetano Orlando, ciao Gaetano, Piero Ficus, Elio Muzza, Dolores Divizio, buonasera Dolores, e Duni Astrologo, che saluta, buonasera Gianfranco Spagna, ciao Gianfranco, Fabrizio Scarpa, che dice ben ritrovata. Ti rivede dopo una vita Fabrizio Scarpa, non sapevo che vi conoscesse. Ciao Fabrizio, quanti versamenti in banca che finivano puntualmente con il caffè. Ah, ecco, bene, vedi, il mondo è piccolo, veramente. Giulia Silvestrini da Strasburgo, ciao Giulia. Paola Truppo, ciao Paola, e Giovanni Marotta, buonasera Giovanni, ciao. Bene, allora direi che possiamo iniziare. Intanto, dopo tutti i saluti, continuo a salutarvi, salutare anche quelli che non hanno commentato, quindi veramente un grazie, un saluto a tutti gli amici e le amiche da casa. Ci stanno aprendo un po' i recinti, quindi ci stiamo muovendo un pochino di più rispetto a qualche giorno fa, mi raccomando però sempre molta cautela, continua da casa con e continuerà due volte alla settimana. E questa sera, come sapete ormai bene, invito persone che per vita, per mestiere, possono essere attenti osservatori e portatori di opinioni utili, di consigli, anche fonte di ispirazione, e persone anche che ci possono aiutare ad avere un'idea di cosa ci si prospetta. E questa sera, non per caso, è con noi Cati Giombini, che saluto e che ringrazio. Ciao Cati. Ciao Lara, grazie di avermi invitato in questo tuo spazio prezioso, anche proprio difficile. Parlarti. Grazie a te, grazie per essere qui, un piacere, Sei Cati.
Sì, ti sento, la voce è un po' a scatti, però ti sento, forse arriva un attimo dopo. Intanto ti presento in sintesi, poi ti lascio la parola, così non ti interrompo e forse aiuta anche proprio nell'audio. Cati Giombini è direttore di albergo e lavora nell'industria alberghiera da molti anni in posizioni di management. È andata giovanissima, poco più di 20 anni, se non ricordo male, all'estero. Non preme a sottolineare come cervello in fuga, ma proprio come scelta di formazione, vivendo a lungo a Londra, e ha formato, non solo ha fatto e fa la manager, il direttore, preferisce essere chiamata direttore perché direttrice effettivamente fa pensare anche ad altro, ma si occupa anche di formazione, quindi ha formato migliaia di addetti dell'industria alberghiera per grandi brand, ha anche insegnato in diverse sedi universitarie, ha viaggiato moltissimo, è di origine umbra, ma ha scelto Torino come casa. Si sente a proprio agio tra i numeri di un bilancio aziendale, ma ecco, mi fa piacere che abbia introdotto un tema anche di scambi, di confronti frequenti con Cati Giombini, cioè il tema anche del disagio di essere una donna in un ambiente, una donna in una posizione di vertice in un ambiente prettamente maschile, oggi forse lievemente meno di quando lei ha iniziato, tuttavia ancora oggi. Io, Cati, ti ringrazio e ti lascio la parola per presentarti meglio di quanto possa aver fatto io, chiedendoti già una cosa, entrando già nel tema. Oh, Cati si è scollegata. Si ricollegherà, credo, attraverso lo stesso link. Aspettiamo un attimo. Io intanto saluto Paola Trucco, Giovanni Marotta, che ho salutato, Sara Virgili Rotundi, Susan Stalli ancora. Dopo ci saranno altri, risponderà Cati direttamente anche a questi saluti e commenti. Per Paolo Perrone, ciao Paolo, ben ritrovato. Enzo Forgione, Stefano Morelli, Giuseppe Marotta, ancora Sara Virgili, Antonio Roccon dal Veneto e il maestro Leonardo Vannella. Benvenuto Leonardo. Io provo a chiamare Cati perché è caduta la linea. Messaggio. E non riesco a recuperarla. Sì, Laura è in solo, infatti. Emir Picco, benvenuto. Vediamo se riesco a recuperarla, se riusciamo. L'unica cosa è che ha il telefono staccato. Buonasera Sauro, buonasera a te Anna Maria, buonasera Salvatore Esposito. Un caro saluto a te Apina. Siamo collegati con Cati Giombini, direttore d'albergo, che ho presentato, ma è caduta la linea. Se è un problema tecnico, come dice Messaggio Amir, ricevuto. non so. Ah, ecco, si sta riconnettendo. Eccola, Scusate. Cati. Io intanto ne ho approfittato per salutare le persone. Paola Trucco Colomba dice: Cati è il direttore che tutti vorrebbero avere nel proprio hotel. È bello, benissimo. Bello, e poi ti metto in evidenza qualche. Ecco, Susan, sì, che commenta. Li leggi tu i commenti, Sì, Cati? leggo. Sì.
poi molti altri che si stanno aggiungendo. Dice che anche l'immagine, ecco, Sara dice che anche l'immagine è migliorata. Così, bene. Perché forse ti sei collegata da un altro dispositivo. Sì, perché quello che volevo utilizzare con questo codice, boh, Ah, un ok. altro. Va bene. Bruno dice vai Cati, Bruno De Rossi. Buonasera Bruno. Bene Cati, ti cedo la parola. Allora, ti stavo chiedendo, non so se hai sentito, perché stava forse caduta la linea in quel momento. Com'è oggi la tua professione rispetto a prima e cosa ha comportato questo periodo per il tuo lavoro e in generale per il comparto, di cui ti occupi, da tanti anni? E insieme magari, come anche lì, non so se sei riuscita a sentire, dicevo, mentre rispondendo a questa domanda ci racconti un po' più di te anche, di quanto abbia fatto io. Beh, insomma, stiamo nel silenzio, vedo dai commenti non hai parlato male, ma da te non me No, l'aspettavo. no, 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 io da te di te posso solo dire benissimo, ecco, quindi mi unisco ai commenti di elogio che ho letto e poi ho letto e salutato mentre tu non c'eri, quindi non hai perso qualcosa, ma i commenti li potrai leggere poi anche tu. Grazie mille, grazie, grazie a tutti, scusate l'interruzione. Beh, dunque, per quanto riguarda questo evento incredibile che sta capitando, come diceva la mia amica di New York, prima pianificavo, oggi panifico. Bella questa. Quindi diciamo che tra una pizza e del pane, per dimenticare la bilancia, lavoro, ecco, ho lavorato sia tanto, sia prima che dopo. E quindi, sai, prima sei in una quotidianità che reputi comunque complicata, poi a un certo punto, magari proprio il giorno che tu sei lì che dici, oddio, quanto è complicata, succede una cosa di incredibile, no? Di questo tipo. Per cui, cioè, all'improvviso ti trovi catapultata in un piano B, senza Sì, avertelo però, sto sì, piano sì. B, no? Ti trovi lì. Come se stessi dentro una macchina, stai andando a tutta velocità, immagino che molti tuoi ospiti ti hanno detto, soprattutto a livello, diciamo, industriale, si stava andando bene, andavamo bene. Poi a un certo punto è arrivata questa cosa qua e è sembrato come di essere in una macchina che sbanda praticamente, Certo. che sbanda. E tu ti preoccupi di quelli che sono in macchina con te, sei preoccupata per quello, sei preoccupata per tutto, no? In più, se sei una persona che sta gestendo delle persone, le persone sono abituate a averti come punto di riferimento, quindi ti chiedono, vogliono risposte. Quindi è stato un momento di grandissimo stress. E poi però, sai, da un punto di vista lavorativo, sto chiedendo il carica PC perché si sta scaricando. Da un punto di vista lavorativo, cosa ti posso dire? Prima sanificavamo e sanifichiamo anche oggi. Non è Sì. che negli alberghi siamo abituati a sanificare, quindi operativamente non è stato un grosso shock, insomma, no? Sicuramente per chi lavora nell'industria dell'ospitalità, tu capisci che appunto l'industria dell'ospitalità è proprio andare incontro alle persone, è prossimità, è vicinanza, è sorrisi, quindi lavorare Disponibilità, guarda, gentilezza. con le mascherine e con i Sì, plexiglass, sì. veramente. Non so, questo ecco, ci ha creato sicuramente qualche problema. E quindi la sensazione proprio non c'è via di scampo, no? Cioè, la cosa che penso condivido con le persone che sono già intervenute anche da te è proprio questa sensazione non c'è via di scampo. No, infatti. E tu tra l'altro dirigi un albergo, un grande albergo di una importante catena che si occupa sì, anche di turismo, ma più che altro di persone che si spostano per lavoro.
Principalmente sì, un albergo business, quindi sì, diciamo che la differenza tutto sommato è che i business sono persone che hanno molte meno esigenze, insomma, ecco, sono più pratici, sono più, quindi per me, per la mia esperienza, è più facile lavorare che con i turisti. Diciamo che la vera differenza, no, del giorno dopo, chiamiamo così, sì, è che sei costretta a lavorare molto di più di immaginazione. Nel lavorare di immaginazione cosa fai? Vai a prendere le regole che conosci, no? Però poi nello scenario che stai costruendo con l'immaginazione è come se ci fosse un bug, che le regole non sono quelle. E quindi diventa un po' tutto più complicato. Ora, questo secondo lockdown, penso che sia la stessa cosa un po' per tutti, è come se questa macchina, no, di cui si parlava prima, rallentando, ti fa più vedere i contorni, delinea un po' meglio i contorni, ti passa un po' quello stress, hai più risposte da dare. Certo che però, insomma, lo scenario che si delinea è abbastanza tragico. In questa tragicità, se non altro, come dire, hai dei punti di riferimento, no? Per quanto tragici. Ci sono anche delle persone che ti aiutano di più a dare delle risposte a quelli che te la chiedevano, quindi stiamo lavorando economicamente a un terzo di quello che lavoravamo prima, quindi la situazione è paradossalmente, tristemente, l'industria alberghiera, ristoranti, si sta prendendo una triste rivincita, perché è un comparto, a volte mi viene da dire persino più della cultura, che non viene proprio considerato, e oggi ci stiamo rendendo conto dell'indotto che ha. Certo. Tutto, insomma, no? Tutto è indotto del turismo, anche il panificio, il bar che sta vicino, certo, al castello, è indotto del turismo. Quindi tristemente, non so quanto, nonostante tutto, non credo ci stiano ascoltando, insomma, è veramente una battaglia impari, però sai, io ti ringrazio per questo invito qua, anche perché magari tu ne hai invitate tantissime di persone da marzo che ti stanno parlando di quello che sta accadendo in questo momento, credo che siamo tutti molto allineati, no, al fatto che sia una tragedia. Voglio però dire una cosa. Gli storici, quindi non io, no? Quindi proprio storicamente gli storici ci dicono che stiamo vivendo un momento storico molto particolare, perché questa è la prima pandemia che si ricordi dalla storia dei ricercatori storici. La prima pandemia, non so se avete visto la Merkel ieri. Sì, sì, sì. Ecco, la prima pandemia in cui preoccupa delle vite umane, anche mettendo in discussione i parametri economici. Questa è veramente l'ultima che ci ricordiamo, appunto, è quella del 1918, la spagnola, sì. Figurati, prima 1918, c'è stata la guerra mondiale, all'est di là in Russia la rivoluzione d'ottobre appena terminata, cioè la pandemia era un'altra delle cose terribili, sì, sì, che vengono giù dal cielo e boh, accetteremo anche questo. Quindi la cosa interessante di questa pandemia, poi dopo i complottisti, i terrapiattisti, dietro, possono vederci dietro tante cose, però è la prima volta che, e credo che a me nel cuore personalmente rimarrà l'immagine del discorso della Merkel di ieri, ci si preoccupa delle vite umane, di reagire anche mettendo in discussione parametri economici, certe libertà. Ecco, questo, poi se ci vogliamo addentrare, insomma, diciamo che i brevi cenni sicuramente sono quelli che hanno condiviso anche con le persone che hanno partecipato, da un punto di vista economico e sicuramente sanitario anche una bella tragedia. E così, stai facendo delle osservazioni, appunto, ovviamente, che ci fanno riflettere. Ti interrompo solo un attimo per leggertene qualcuna. Giuseppe Marotta dice: complimenti a Cati Giombini, sta analizzando la realtà
questo brutto periodo con serenità e pacatezza. Grazie. E poi Alessandro Mazza che saluta, Francesco Nazzaro, Fabrizio Scarpa che saluta ancora e dice che ci rivedremo, insomma ci dobbiamo incontrare presto. Luigi Castiello, ciao Gino. Giovanna Musarella, ciao Giovanna, Luisa Fagotto, bravissima e bella Cati, Fabrizio Scarpa, grazie Fabrizio per il complimento, due grandi donne, due splendide creature, grazie, e poi Roberta Sergio, viva Cati e Bruno De Rossi, io ovviamente saluto e ringrazio da parte mia, sicuramente anche da parte di Cati, ne approfitto per dire di condividere questo video se avete piacere, e credo che sarà interessante per tutti. Che cosa hai imparato da questo periodo, Cati? Cioè, e come vedi il futuro? Ma guarda, imparato forse veramente non tantissimo, ma innanzitutto la prossimità è sopravvalutata, questa è la mia visione, sono sempre stata una persona di... La prossimità è sottovalutata, perché come vedi la vicinanza anche da persone che chiamano da che sono qui presenti, no? Da tutta Europa. Sì, sì. Io ho veramente avuto conferma che la vicinanza mentale, emotiva con i miei amici, anche se mi mancano, sì. Mancano al punto che c'è Susanna, che non vedo mai, pur di vedermi si sente qualcosa, a meno che non sia già uscita di non in italiano. Però ecco, ho confermato che c'è una vicinanza emotiva che è forse più importante di quella proprio di prossimità. Tanto questo. Poi questa sensazione della non esserci via di fuga. Sì. Non c'è via di fuga, appunto, neanche da te stessa. Altre persone, appunto i tuoi ospiti, hanno significato questa sensazione di vedere emergere le proprie debolezze, le proprie fragilità. Sì, sì. Allora, la prima cosa che emerge, se tu gestisci un gruppo di persone, la prima cosa, no, che emerge tra le persone è la fragilità. Ma perché? Perché magari prima in un gruppo, parlo del lavoro, no? Se siamo in due, io e te, a lavorare in un ambiente, in una reception nel mio caso, e tu c'hai o io ho una fragilità per cui non riesco a parlare con quel cliente lì, si è in due, facci tu, io faccio un'altra cosa. Qui invece siamo spaventati, almeno all'inizio, no? La paura. Sì. E quindi sei da solo, cioè il cliente che per qualche tua fragilità emotiva di comunicazione o il fornitore, niente, ci devi andare tu. O tu. Oppure altre cose. Io personalmente sono fortunata perché ho uno staff veramente in gamba e quindi se sono emerse delle fragilità sono emerse anche dei punti di forza. Sì. Scusa se ti interrompo, ne approfitto per salutare il tuo staff che ho avuto la fortuna di conoscere e fare i complimenti a tutti. Grazie, sì, lo sentiranno, so se si sono connessi. Comunque, ecco, sono stata fortunata, insomma, diciamo, da questo punto di vista. Quindi, questo, insomma, che la bella sorpresa che tutto sommato la prossimità forse è un po' sopravvalutata, che non c'è via di fuga e quindi devi proprio, se vuoi lavorare su te stesso molto, e che ci sono delle situazioni per cui non riesci nemmeno ad andare in burnout, in panico, perché non puoi proprio. A me è successo, sono stati 2 o 3 giorni che pur volendoci andare ho detto non posso, rimandiamo a un momento più propizio, no? Poi
E poi, insomma, anche quando ti vedi con gli amici che passano ogni tanto a trovarti, tutto sembra più bello. Nonostante questa critica sulla prossimità, tu sai che io viaggio con la bottiglietta di alcol e quando arriva qualcuno mi lavo bene le mani, mi spruzzo, sì, e li tocco. Sì. È vero, no, è vero, ed è vero, io devo proprio leggere qualche commento perché, insomma, non voglio esagerare io, ma qui c'è un commento che condivido appieno di Daniela Lacampora, che dice: Katia è una delle persone più preparate dell'industria alberghiera, in apprendimento e condivisione continua, come credo che stia dimostrando con questa testimonianza. Io sottoscrivo, perché è veramente una figura davvero straordinaria, che, insomma, abbiamo avuto la fortuna di conoscerci un paio d'anni fa, e da lì non ci siamo mai lasciate, insomma. E quindi devo dire, la seguo e apprezzo moltissimo proprio il modo di lavorare, e ho potuto anche proprio avere la conferma da chi lavora con lei, e non solo, che è così. Aggiungo che è una persona molto colta, molto intelligente, e soprattutto credo che sia una qualità enorme, e non è piaggeria, ma molto ironica. È capace di cogliere veramente, di vedere subito, capire le persone velocemente. Silvia Castellaro ti saluta, Luisa Balbo, attenta e accurata descrizione del mondo alberghiero. Anche Alessandro Massa dice intelligente e preparata. Poi c'è una domanda, però prima ti salutano Mimmo Cuzzocrea, lo saluto, ti saluto Mimmo, benvenuto. Beppe Riondino, è possibile sapere in che albergo lavora? No. Poi a parte Beppe, Jeanette Miletto, buonasera, Laura, complimenti, e anche questo è molto importante essere informati su questo, abbiamo sempre molte cose da imparare. Buonasera a te Jeanette, benvenuta, è sempre un piacere che tu sia, vederti, sentirti. Fabrizio Scarpa, due ottime manager, Roberta Sergio, Katia è una persona di estrema intelligenza emotiva, sì, concordo. Antonio Vigliante saluta, ciao Antonio. Maria Antonietta Faina, molto ironica, confermo, ma non solo, certamente. Bruno De Rossi, sei sempre forte, da Marilena Dogliani. Ida Girotti, Emanuela Basso, che dice che Katia è straordinaria non solo sul lavoro. Vero. E ti leggo una domanda. Aspetta che cancello con la psichiatra. Giusy Pignatale ti chiede buonasera Giusy, cosa consiglierebbe ad una giovane diplomata all'istituto alberghiero? Ecco, molto interessante questa domanda. Sì, parliamo di una donna, vero? Sì, credo, se si riferisce a se stessa, penso, non so. Ecco, perché qua questa domanda ci porta a bomba. Ecco, ci porta a bomba il tema che volevamo affrontare, perché, ecco, parola a te. Sì, ci porta a bomba su quella domanda, ecco, non so proprio se è il tema che volevamo affrontare oggi, però su quella domanda, su quella tua curiosità, perché Laura Pompeo pure è una donna molto attenta e che sa sempre cogliere molti indizi, diciamo così, e si è resa conto che l'industria alberghiera è un'industria ancora oggi molto, molto maschile, no? Quindi questa curiosità appunto l'ha spinta anche a fare delle domande. Ti è tormentata, diciamo. Sono questi clienti tutti maschi. Ecco, quindi io alle donne che entrano in questo ambiente posso... Poi per una donna, Giusy Pignatale ha scritto per sua figlia. Posso dire di prepararsi molto, perché non voglio nascondermi dietro un dito, ma le donne devono essere molto preparate, perché questo è un ambiente di uomini. Ma posso essere l'esempio
io, come la mia collega Maria Luisa Balbo, che sentivo prima che è collegata. Collegata, sì. E si può con molta determinazione costruirsi delle conoscenze in questo ambiente, imparare senza andare incontro a dei compromessi, accettare dei compromessi, diciamo, un po' impegnativi. Se mi permetti, adesso non so come siamo con la tempistica, ma condividerei una... Non ti preoccupare. Condividerei una cosa che... un accadimento che su di me ha avuto molta importanza, ma che l'avevo persino rimosso. Però questa narrazione la vorrei iniziare in questo modo. Sempre gli storici... Quindi è un dato storico, ci tengo a dire dato storico, nel senso che non me lo sono inventata io, non se l'ha inventata l'Associazione della Donna per la Donna, con la donna, no. Dati storici dicono che noi donne oggi stiamo vivendo un momento straordinario, anche se non ci sembra, perché è un momento in cui veramente possiamo ribellarci senza correre il rischio di essere o bruciate, quindi purificate dai roghi, sì, senza dover mettere in pista quella cosa, ma me l'ha detto il Signore, ho sentito le visioni, e quindi farsi santa. Queste erano le due possibilità. Sì, è vero. Oggi, anche oggi leggevo una cosa di Pillon, quindi anche se oggi ci sono dei momenti veramente che ci prende profonda tristezza, oppure dei momenti dove ci dicono veramente ci stanno riportando nel Medioevo, volevo sottolineare questa cosa positiva. Oggi le donne stanno vivendo in un momento storicamente glorioso. L'importante è non togliere questo piede dall'acceleratore, anzi andare ancora più velocità e non mollare assolutamente. E quindi prima che la figlia di Giussi entri in azienda, diamoci da fare perché trovi una situazione migliore. Io quando avevo intorno ai 30 anni sono partita da Roma, dove vivevo e lavoravo, e sono andata a Milano a fare un colloquio con una famosissima azienda milanese di bevande, molto famosa, un marchio molto famoso. E quindi io arrivo e inizio il colloquio, ovviamente era un'agenzia, inizio a fare il colloquio, poi a un certo punto la persona che mi sta facendo il colloquio mi fa un complimento sul di lavoro, non sì. Personale, e io con modestia, noi donne siamo modeste, dico ma sì, nella media. Questa persona guarda me, guarda il CV e mi dice: guardi, io non credo che lei abbia scritto tutto su questo CV, tutte le sue competenze, le sue conoscenze. E dice: io da quello che vedo qui, guardava il CV, e io aggiungo tra le righe, evidentemente, quello che io vedo qui è che lei ha fatto questo, ha fatto quest'altro, ha cambiato spesso scenario, si è rifatta da capo, quindi non direi proprio per l'età che ha che lei sia una persona nella media. Io ho avuto un silenzio e forse anche un po' di difficoltà, perché non so, io perlomeno a volte quando sento un complimento silenziosamente barcollo, no? Cioè quella cosa che sarà. E qui non sapevo se mi stava rimproverando, se mi stava facendo un complimento, e da aggiungere, con questo accento fortemente milanese, guardi che la promozione, il parlarsi addosso, non è un peccato. E rincara la dose dicendo: ma non è che per caso lei è uno di quei capi che vogliono essere ringraziati tutti i giorni perché le permettono di andare in ufficio e di lavorare? Lascio a voi indovinare se questa persona mi sta facendo il colloquio fosse uomo o donna. Comunque io sono partita da Milano, sono arrivata a Roma, ero sempre la stessa persona quando sono arrivata a Roma,
però l'immagine di me stessa, no, al lavoro era diversa, anche perché sì, era vero, io effettivamente avevo un capo di un'altra generazione, un braccio, che per il quale i talenti sono tutti miei. I talenti sono tutti miei, tu hai solo l'intelligenza di tacere e ascoltare, di essere il braccio armato e io ti permetto con magnanimità di fare cose. Certo, insomma è carattere abbastanza diffuso ancora oggi. Secondo la mia esperienza, ecco. E soprattutto nel nostro paese, ecco. Guarda, io l'ho visto anche negli altri paesi dove ho lavorato questa cosa. Questa attitudine però, questo capo, lui ce l'aveva anche con colleghi maschi. Mm. Allora, per me questo è qui che casca l'asino, perché io all'epoca ero portatrice di diversi stereotipi. Donna, ero perché giovane, bionda, fragilina, tutto un insieme. E allora, qual è la trappola nella quale io ero caduta? E questo è un messaggio che vorrei mandare alla figlia di Giusy, ma a tutte le giovanissime. Io vedevo che lui trattava male il mio collega maschio, per la giovane età, no? Sei un presuntuoso, sei... E allora io, vedendo che veniva trattato male pure il collega, dicevo, sono uguale a lui. Non c'è differenza, non c'è discriminazione. E invece no. Perché poi quando si trattava di altre cose, promozioni, lui andava prima e io arrivavo dopo. Arrivavo dopo perché poi fragile sì, ma fino a un certo punto. E poi, capito, questa è una trappola, secondo me, in cui molte cadono, non solo io, no? Pensare di essere uguali. Sì, sì. Invece no, cioè dell'altro. E te ne accorgi dopo. E dopo qual è ulteriormente? Che poi la società che ti sta intorno ti spinge comunicativamente, negli atteggiamenti, soprattutto quella italiana, a farti credere che se tu pensi che c'è qualcosa che non va, ti stai facendo tu un film. Sì, no? Sì, e sì, il maschio, e se il maschio è stato promosso prima di te, perché lui ha fatto meglio di te. Certo, certo. Io invece sono una, no, che amo la carta e penna, no, aspetta un attimo, c'è qualcosa che non va. Contiamo. Quindi dopo io, insomma, in questo appunto, riflettendo su questo, quindi attenzione a questa trappola, e poi io appunto ho reagito quando sono tornata in azienda, ho reagito e reagire, sai cosa ti dicono le persone che ti stanno vicino? Dicono, ma stai attenta, no? C'era il mio questo capo, poverino, che quando ho iniziato a dire mie no, trasecolava, lo vedevi proprio. Non era abituato. E mi diceva, ma Cati, ma tu facendo così, cioè dicendogli quel no, mi offendi. No, guardi, è lei che ha offeso me fino adesso con questo modo di fare. Ah, ma Cati, un classico, credo, io ho fatto tanto per te, guarda che io, no, quasi come se mi avesse salvato il lavoro tutti i giorni. E no, guardi, la ringrazio molto, lei ha fatto tanto per me, ma anche io. Ho lavorato. Però c'hai che le persone intorno che ti frenano su questa cosa, no? Ma dice, ma guarda che se fai così lo incattivisci e poi c'è l'azienda che ti fa nemica, no? E vabbè, io rispondevo, ma no, ma se un'azienda mi tratta così mi è già nemica. Certo. E poi voglio proprio vedere cosa mi scrive nella lettera di contestazione, sono curiosa. Ecco, aggiungo che oltre a essere quello che, oltre agli aggettivi di prima, che sei molto combattiva. Senti, ti salutano e ci salutano Pasquale Santomauro, Ida Girotti, Emanuela Basso, che dice che sei straordinaria non solo sul lavoro, forse l'avevo già letto, Giuseppe Marotta, che dice anche questa sera hai portato una persona speciale, grazie Giuseppe, e poi Roberta Sergio, Giusy Pignatale, appunto, che diceva che si tratta della figlia, Sandra Conte, sei fantastica, soprattutto unica, e anche Antonio Vigliante, straordinario.
straordinaria. Patrizia Ceppi, grazie Patrizia, donne speciali tutte e due, grazie mille. Un caro saluto Patrizia. E, ecco, questo è proprio rivolto a te. Una domanda. Cati, Duni astrologo, in questo momento glorioso, come tu l'hai definito, per le donne in Italia e in molti paesi dell'Europa, le donne hanno retribuzioni inferiori circa il 30% rispetto agli uomini. E così anche la tua esperienza? Anche peggio. Anche peggio. Anche peggio. Guarda, sì, anche peggio. E questa è una delle cose che... per cui battersi, ma battersi veramente senza, io sono veramente più verso il Me Too che questo, diciamo, Me Too edulcorato italiano. Io sono molto attiva, mi impegno, cioè se una persona del mio staff entra nel mio ufficio per dirmi direttore sono incinta, io la festeggio. Certo. Non più tardi di ieri sentivo, mi veniva raccontato di una governante che quando entrava, ma non nel Novecento, qualche recentemente, nell'ufficio del direttore insieme al capo ricevimento uomo, il direttore non la salutava. Buongiorno lo diceva lui. No? Quindi, insisto, nonostante tutto, i libri di storia ci dicono che è un momento glorioso, ma perché non veniamo bruciate e non dobbiamo... Certo. Ho sentito le voci. No, guardi, ho sentito le voci. E quindi, quindi sì, è ancora vero. E c'è tantissima, tantissima strada da fare. Anche perché, poi in uno scenario, no, che dove tu vivi questa discriminazione che ha le sue regole, no? Verbali, fisiche, di violenza, eccetera, ci sei pure tu con la tua personalità, con le tue fragilità, sì, dentro questo. Si aggiunge, ovviamente. Quindi capite che in uno scenario simile, insomma, è veramente uno stress. Io le capisco le donne, ne ho incontrate le donne che cedono, no? Non fanno la battaglia con te, perché c'è la tua fragilità e c'è questa discriminazione. Per cui non solo devi fare la battaglia con la società, ma la devi fare anche con te. Sì. Quindi, per la mia esperienza, quello che ho vissuto io, anche se mi dicono della combattiva, che mi conosce da tanti anni, sa che non è facile, perché poi una donna è cresciuta perché non deve deludere nessuno, marito, figli, maestre, padre, figli, boss, è una bella base per la schizofrenia, non dover mai deludere nessuno. E quindi, e poi tra l'altro la donna, cioè, c'è tantissimi stereotipi, capito? Uno che è proprio lo stereotipo, secondo me, più allucinante, è la vanitosità. C'è la donna, no, l'uomo è figo. Pensa che ci sono proprio degli studi che hanno rilevato che in una società occidentale, ovviamente, l'aspettativa verso le donne in termini di attitudini è la modestia. Certo. Quindi stereotipo su stereotipo su stereotipo, e tutti noi sappiamo più o meno coscientemente, inconscientemente, che gli stereotipi hanno un grande valore sulla percezione dell'intelligenza. Per cui tutti, razza, genere, disabilità, età. E quindi io lo chiamo l'effetto però, no? Arriva l'ingegnere, entra all'università l'ingegnere che tiene la lezione, è una donna, però. Voglio parlare con il direttore, arrivo io, però. Anche se non hai letto gli studi, cioè, no, è così, tra l'altro... E quelli poi che proprio non si rendono conto, no, dell'appero, dicono, però. Hai visto? Beh, ci aggiungono anche. È vero, io abbiamo fatto qualche incontro
a Moncalieri in biblioteca e in altri spazi proprio sugli stereotipi di genere. Ricordo, se non sbaglio, 3 anni fa una conferenza in cui intervenne Elsa Fornero e raccontò del famoso pianto e come era stato interpretato, letto, commentato dai giornalisti rispetto ai pianti degli uomini, altri momenti topici, famosi che conosciamo, ma come donna aveva avuto ovviamente una ricaduta di notazioni molto, molto più pesanti di quello che possa capitare a un uomo. Ma ci sono tanti studi su quello effettivamente che stai dicendo. È vero, l'uomo è figo e quando invece la donna fa la dura o è isterica o altro. C'è proprio una traduzione degli atteggiamenti in aggettivi che non hanno niente a che fare l'uno con l'altro. Eppure, dire, la modalità è la stessa, ma il femminile sono declinati in un modo completamente diverso e molto facilmente negativo rispetto allo stesso atteggiamento nell'uomo. Senti, ti leggo ancora qualche domanda. Volevo solo aggiungere, sì. E tu capisci che in questo scenario che appena anche tu descritto, grazie, così non mi sento sola, questo muscolo dell'auto vendita si atrofizza. Certo. Per ritornare quando avevi 29 anni a Milano. È così. Antonio Viglianti dice: le donne nel lavoro stanno superando gli uomini. Secondo lei, secondo te, Katia, cosa è dovuto a questo successo? Qual è la molla che è scattata? E poi però prima di rispondere ti leggo ancora anche il commento, il saluto di Pierangelo Cardia, di Emir Picco, Giusy Pignatale che ti ringrazia per la risposta e anche la figliola sta ascoltando. Saluto da Salvatore Esposito e Pina, Emir Picco sempre che segue sempre, grazie Emir dalla Francia, vai Cati da Nicoletta Poppi e Leonardo Vannella, grande artista, dice bravissima signora Giambini, un ottimo messaggio a tutte le donne affinché sappiano imporre i loro diritti nei confronti di molti uomini sconsiderati. Occorre far comprendere il tutto partendo dal principio che senza dubbio le donne hanno una marcia in più. E Giovanna Musarella, c'è persona speciale con un carattere forte, brava Cati, bella persona, Beppe Riondino, bellissima chiacchierata, grazie Beppe, ancora un saluto a Pasquale Santomauro. Fabrizio Scarpa dice che ti ricorda l'inizio della carriera, già molto determinata, cortese, sono bei ricordi, felice di averti ritrovata. Sara Virgilio Rotundi dice non sa dire se è peggio come ti tratta il capo o i colleghi che strabuzzano gli occhi quando si prova a far rispettare i propri diritti sul lavoro umanamente. È vero, perché poi spesso capita anche questo, non è che poi nel momento in cui decidi che insomma ti dai un po' di coraggio e prendi una certa strada, poi hai con te tutti, no. Maddalena Losetta, bella iniziativa, continuate. Aldo Pagliasso, ciao Aldo, ringrazia per questa conversazione e le considerazioni sulla non facile situazione della realtà femminile in ambito lavorativo nell'industria alberghiera e non solo. Sofia Zaffera o Zaffera, stupenda e intelligentissima come sempre. Un problema comune in diversi ambienti, nell'ambiente dell'avvocatura mi capita di sentire buongiorno avvocato e a una collega buongiorno signora e ci saluta Nunzia, grazie Nunzia, è un piacere, buona serata. È vero, questo sì, anche a me, faccio solo questa breve annotazione personale, forse adesso meno, ma qualche anno fa partecipando a tavoli di lavoro erano l'ingegnere, l'architetto, il dottore, la signora. E infatti dice, ma come? Va bene, però perché?
Ma questo è un retaggio da un Galateo che secondo me potrebbe essere tranquillamente superato, Sì, no? Perché nelle vecchie pubblicazioni è così. Io sono un'appassionata di vecchi Galatei e quindi me li leggo e va bene, insomma, un titolo di chiamare signora è un titolo, come dire, di rispetto, è un gesto di rispetto e di attenzione, però se siamo lì per lavoro e gli uomini vengono chiamati col loro titolo professionale, anch'io. Dai, nel mio ambiente, devo dirlo, devo dirlo, è la verità, non voglio che si offenda nessuno. Ma quello che dicevo prima, io grazie Fabrizio, ma non era all'inizio della mia carriera, ne avevo già fatto di strada. 29 anni in un ambiente maschile che per tradizione, ormai è passata questa cosa, ma all'epoca di laureati ce n'erano pochi, donne. Quindi magari se mi ci metto ce ne sono ancora di più. Ora la domanda però, siccome invecchia, perché le donne sono? Perché? Boh, perché finalmente certe cose sono cambiate comunque, dicevo, c'è cioè una diversa sensibilità. Man mano sono diventate le donne sempre più a capo di certe cose, quindi a loro volta hanno maggiore sensibilità. E poi comunque noi donne, non, veramente, non credo che sia solo la mia esperienza, non puoi mai sbagliare, perché c'è questo effetto che si diceva prima, no? Che lo stereotipo ha sull'intelligenza. Oppure se devi utilizzare il fatto di non farti far carriera perché non hai fatto abbastanza. Per cui devi veramente, le donne che vanno avanti, soprattutto se non accettano determinati compromessi, si impegnano tantissimo, si impegnano tantissimo, lo devono fare, lo devono fare. E poi a me, io sono avvicinata infatti da quando faccio aula o anche al lavoro, nei vari dove sono stata, magari mi sono stata avvicinata da donne giovani, meno giovani, no? Che vedevano questa forza e ti dicevano: io non ho questo coraggio, il coraggio di auto, no? Incensarmi bene. E a me la prima cosa che veniva da dirgli è intanto coraggio, no? Attenzione a usare il coraggio, perché il coraggio è spesso troppo anche lì malinterpretata con questa cosa tipo banzai, no? Ruggito del leone. Sì, che è una cosa molto maschile, tra l'altro. Magari vediamola invece come lo vede la coach, questa coach americana che dice: vabbè, ma il coraggio è anche quella voce gentile che ti dice riprova, domani riprova. No, non è per forza, banzai. No, quindi, allora, intanto, visto che usate la parola coraggio, attenzione, no? Però c'è un problema sulla parola gentile. Oh, moderami, fermami, perché io No, so. no, e tra un po' ti fermo, però va bene. Su questa parola gentile si ritorna a quello che si diceva prima, no? In mezzo a questo scenario c'è sempre, ci sono le tue fragilità. Per cui il fatto di sentirsi di preferisci banzai, perché sentirsi dire questa parola gentile dentro di te, sei tu, sono le tue parole affettuose verso di te, gentili verso di te, fiduciose verso di te stessa che è così verso di te. Magari non sei una persona non giudicante verso gli altri, ma verso di te. E quindi è un coraggio ancora faticoso perché devo per forza prendere in prestito le parole di Jung, lo psichiatra, no? Che diceva accettare quello che veramente sei, l'idea più vicina di te stessa, è come abbracciare un ferro rovente, più lo stringi e più brucia. E quindi a volte è meglio banzai. È vero, è vero. No, però veramente non mollare. Poi veramente ultima cosa, concludo, cioè attenzione perché molti coach, motivatori, molta gente ci dice fai una lista delle cose che di te non vanno, no, per migliorare. Ma secondo te si può mettere l'energia nel migliorare noi stesse partendo da una lista di cose sbagliate di noi? Cioè, non è possibile. Anche perché quando uno ti dice sei prepotente, sei pignolo, è giudicante, te lo sta dicendo un altro. Ce ne sono già, infatti, lasciamola agli altri, infatti. Quindi magari quelle cose lì,
addirittura potrebbero essere dei punti di forza, no? Sì, sono d'accordo. Grazie, Cati, ti leggo ancora i saluti di Daniele Florio, che dice un problema comune diversi ambienti, ah no, questo l'ho già letto, scusa, e saluto Nunzia, e poi saluto Nicoletta, ci saluta Nicoletta Poppi, grande direttrice da Giulio di Modena, e Maria Antonietta Faina commenta, va già di lusso quando dopo la sfilata di dottori, ingegneri e avvocati non ti chiedono signora o signorina? Ecco, lì mi parte il crimine, è vero, anche quello, esattamente. In carità, è stata bella questa conversazione perché tutto sommato non abbiamo parlato di queste singole cose molto, molto tristi, no? Ce l'hai con me perché hai litigato col fidanzato, eccetera, eccetera. Sono fiduciosa, siamo fiduciosi e andiamo avanti, ovviamente. C'è molto da fare e si va avanti e non si molla, perché poi il tema è questo, proprio non mollare mai. Ma poi io sono curiosa anche della come si dice, dell'apocalisse. Combatterò anche l'apocalisse, non ci sto, quindi mi ritroverete all'inferno. Bene, grazie Cati, io ti ringrazio, ti saluto, ringrazio le amiche, le amiche e gli amici da casa, ci sarebbe veramente da continuare a parlare per ore e ore, ma insomma riprenderemo l'argomento in un prossimo incontro. Intanto saluto ancora Francesco Nazzaro, Roberta Sergio, ti lascio la parola per salutare prima di dare l'appuntamento a mercoledì. Beh, ti ringrazio tantissimo, Laura. Stare con te è sempre molto, molto bello, divertente, interessante. E anche gli ospiti, i tuoi ospiti, gli amici che sono stati con noi. Ringrazio tutti. Scusate le problematiche tecniche, nel 2020 ancora c'è quello. E vorrei solamente dire veramente a tutte le donne: combattete senza se e senza ma. Io ho spento la radio. Dove un importante giornalista di Radio 24 che parla di finanza, che ha rubriche della finanza, cioè il riferimento della finanza di Radio 24, che si sarà sentita dire migliaia di volte, però un giorno ha detto, però sai, io da donna con la tecnologia, ecco, io ho spento perché basta. No, è vero, bene. Non si può, è vero. Lei è brava come moglie perché sa stare un passo indietro. Non si può. Ma lei sei esagerata. Non è il momento di lasciar correre, perché le parole sono importanti. È vero, sono d'accordo. Grazie Cati, buonasera ancora a tutti, ancora Silvia Castellaro, ancora Fabrizio, ancora Mimmo, Luisa Sarale, insomma Daniela La Campora, grazie Piero Figus, insomma grazie a tutti e a tutte, vi do appuntamento a mercoledì prossimo. Parleremo con Francesco Nazzaro di Lions e soprattutto di iniziative di volontariato, nello specifico degli asili notturni, quindi un tema attuale sempre, ma in questa fase difficilissima dal punto di vista non solo sanitario, ma sempre più dal punto di vista socio-economico, un tema davvero purtroppo molto attuale. Buona serata a tutti, si è aggiunta anche Carmen Pungitore, insomma a tutti gli amici, se non vi ho nominati tutti mi scuso, ma arriverà il momento dei saluti per iscritto. Buona serata, buon sabato sera, buona domenica, sempre attenzione. Ciao Cati, grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao.